Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi recensione dell'albo numero 27 della collana Maxi di Tex intitolata I tre fratelli Bill, albo di un'importanza magistrale, importantissimo, per tre fondamentali motivi. Motivo numero uno, il più importante di tutti, il team artistico. Questo Maxi è assolutamente da comprare solo per i nomi che appunto sono coinvolti nella stesura e nei disegni di questo albo. La copertina è del grandissimo Claudio Villa, il soggetto della sceneggiatura del boss Mauro Boselli e i disegni interni niente poco di meno che di Alessandro Piccinelli. Come voi sapete benissimo che seguite il mio canale, i miei due disegnatori preferiti in assoluto della Bonelli sono Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Qui li ho tutti e due praticamente a disposizione, uno per quanto ne concerne la copertina e uno all'interno che fa i disegni. Quindi ho 276 tavole di Piccinelli che, come ben sapete, io adoro con tutto me stesso, sia come copertinista che come disegnatore. Quindi questo albo era assolutamente da comprare solo perché ho sentito che i disegni all'interno erano di Piccinelli. Ma non è solo questo, come vi ho detto, sono più motivi. Il secondo motivo è appunto un incontro storico tra due personaggi creati appunto dalla penna di Gianluigi Bonelli, che sono Tex, appunto, titolare di testata, e appunto, come da vedete dal titolo, i tre fratelli Bill, che sono dei personaggi che noi vediamo qui in copertina, creati da Gianluigi Bonelli negli anni 50, nella precisione nel 1952, e che appunto hanno avuto anche una vita anche abbastanza breve, di un anno, dopo sono tornati nel 56 per un altro po' di storie. E comunque è interessante questo unire appunto vari personaggi creati dallo stesso autore dopo tanti anni, perché magari quelli che hanno letto le storie dei fratelli Bill, che conoscono questi personaggi, purtroppo sono troppo piccolo per aver letto le loro storie. È una cosa molto interessante che ha fatto la Bonelli di voler unire vari personaggi dello stesso autore. Questa cosa mi è molto piaciuta. Terza cosa, veramente molto particolare, che mi ha colpito è il fatto che questa avventura in realtà non sia un'avventura autoconclusiva, cioè sì, è una storia che si può leggere anche da sé, ma in realtà è il finale di un'avventura che è già iniziata nella collana di Tex. È un crossover che Mauro Boselli ci ha portato, che si è divertito a fare, che la Bonelli si è divertita a fare, tra appunto due testate diverse di Tex, la serie regolare e la serie Maxi. E in quest'estate, in questi mesi estivi, è uscita in edicola nella serie regolare questi quattro albi che vi faccio vedere, che vanno dal Tex numero 716 al numero 719. La storia si intitola Net Dae e prosegue, vedete, con Guardia Rurale, La Signora del Rancio Verde e Scontro Finale, dove purtroppo ai disegni non c'era Piccinelli, ma c'era, se non ricordo male, Ernesto Garcia Seitas. Purtroppo, dico, perché se questa storia fosse stata tutta quanta disegnata da Piccinelli, sarebbe stata veramente una cosa che mi avrebbe veramente mandato il cervello in pappe. Detto ciò, questa qui è stata veramente un'idea fantastica. Quindi abbiamo una storia che inizia appunto con quest'albo che vi faccio vedere adesso, che si chiama Net Dae, ha una conclusione parziale con lo scontro finale, per poi andare a continuare e concludersi definitivamente appunto in questo Maxi appena uscito. Peccato per il cambio di disegnatore, perché sennò vedere un'unica storia spezzata fra due serie dello stesso personaggio ma in due formati diversi era un'idea veramente veramente brillante. Quindi questa cosa fatta dalla Bonelli e da Mauro Boselli è una cosa che ho apprezzato veramente. Se volete che ne faccia un video appunto dove ne parlo meglio, ditemelo qui sotto nei commenti, che io ve lo faccio volentieri. Adesso andiamo a parlare di nuovo appunto dell'albo cardine, diciamo, di questa recensione, che è appunto il Maxi Tex. Prezzo di questo Maxi Tex esorbitante, 7,90 euro, ormai i prezzi degli albi Bonelli stanno schizzando alle stelle, devo dire che costicchia, però per Piccinelli, Villa e Boselli insieme questo e altro poteva costare anche 10 euro che andava benissimo. Copertina eccezionale, come potete vedere i protagonisti della copertina sono appunto i due protagonisti della storia, ovvero Tex e i tre fratelli Bill, che noi vediamo qua dietro con questa colorazione un po' rossa, con questo
essere protagonisti anche se sono sullo sfondo, veramente una copertina bellissima con questo tramonto, questa colorazione rossa, una copertina stupenda. Claudio Villa è un grandissimo artista, io lo adoro veramente in quasi tutte le sue copertine, è veramente anche questa una copertina bellissima. E il personaggio di Kit Bill qua sotto mi ricorda molto un personaggio di Kenshiro. Se guardate, sembra un disegno di Buronson. Non so se Claudio Villa si è ispirato a Kenny Guerriero per fare questo viso, ma mi ricorda molto Yuza delle Nuvole della serie Kenny Guerriero. Non so se voi la guardavate o leggevate il manga. Comunque mi ricorda molto un personaggio, quel personaggio lì. Comunque, come potete vedere, sempre una copertina, delle copertine bellissime, dei disegni fantastici, proprio dei veri e propri ritratti che Claudio Villa ogni mese ci porta sulle copertine di Tex. Ma, appunto, come vi ho detto prima, oltre che il bravissimo Claudio Villa alla copertina, qui abbiamo Piccinelli che ci accompagna per tutta questa storia di 276 pagine. Qui c'è un redazionale di Boselli dove ci spiega appunto l'origine dei tre fratelli Bill, di quando è stata scritta, di quando è stata pubblicata e anche chi sono gli attori di riferimento, perché i tre fratelli Bill sono tutti e tre attori hollywoodiani degli anni 50. Ve li cito, io non li conosco tranne uno. Praticamente abbiamo Victor McLagan, John Carradine, che invece è famosissimo, e Montgomery Clift, che sono tre attori di film western dell'epoca, che anch'io non ho visto perché non sono un appassionato di film con John Wayne o di film western vecchio stampo, però insomma è giusto che voi che seguite questo video abbiate questa informazione. Di che cosa parla questa trama? Praticamente Boselli qui appunto va a concludere la trama iniziata con Annette Dae, ma non volevo tanto parlarvi della trama perché appunto vorrei fare un video specifico sul collegamento tra Annette Dae e questo. Però diciamo che Cochise, i suoi Apache praticamente, cioè Cochise non è più capo, gli Apache di Cochise si stanno ribellando. Stanno facendo cose che sotto il potere, sotto il governo di Cochise non sono mai successe, e i tre fratelli Bill e Tex si mettono tutti in parallelo, insomma, sulle tracce appunto di questo mistero, nel tentare di capire che cosa è successo a Cochise e perché i suoi indiani si stanno comportando in una certa maniera. Come voi ben sapete, Tex e Cochise sono fratelli di sangue, il figlio di Cochise ha la stessa mentalità del padre, quindi è strano che questi indiani si stiano ribellando. Quindi noi vediamo in questa avventura Mauro Boselli che riesce in maniera perfetta a dare lo stesso spazio che ha Tex anche ai tre fratelli Bill. Quindi in realtà non è che sia un albo di Tex e i fratelli Bill appaiono. I tre fratelli Bill sono protagonisti di questa storia insieme a Tex. Quindi in realtà è una sceneggiatura, come sempre, di Boselli, molto molto ben fatta, perché Boselli, come sapete, è uno dei migliori scrittori in seno alla Bonelli ai nostri tempi. Quindi noi abbiamo in questa avventura, per la maggior parte delle volte, delle parti dedicate appunto ai fratelli Bill e delle parti dove noi vediamo appunto Tex e Carson, che più o meno si alternano fino a arrivare in un'unica storia e appunto nel vedere appunto l'interazione tra Tex e i fratelli Bill. Più di così non voglio dirvi della trama, perché appunto vi volevo appunto fare una recensione a parte dedicata sia alla storia di Annette Dae che anche alla trama di questo albo qui. I tre fratelli Bill, devo dire, io non li avevo mai letti, e sono tre personaggi veramente veramente ben congegnati, ben scritti. Poi è stata molto interessante vedere come anche Boselli abbia tenuto proprio anche la maniera di parlare, la maniera di porsi dei tre fratelli Bill, come li aveva concepiti Gianluigi Bonelli. Quindi usano anche delle esclamazioni tipiche della scrittura di Bonelli, come ad esempio il primissimo Tex degli anni 40, quindi ci sono dei modi di dire un po' superati di questi personaggi, ma che però riescono a mantenere viva quella che è in realtà la tradizione e la vera essenza di Gianluigi Bonelli. Quindi si riconosce nella scrittura di Boselli l'omaggio a quello che è stato il grande Gianluigi Bonelli, creatore di Tex. I tre personaggi naturalmente sono fighissimi, il mio preferito è
Sam, che è questo qui che c'ha il gatto morto in testa, che è un qualcosa di eccezionale, perché lui è un pacioccone, è il rude, è simpaticone, quello che fa le battute, ma è anche quello che gli piace fare le scazzottate, è quello un po' più cicciottello, quello un po' più goliarda, un po' più simpatico, ed è il personaggio dei tre fratelli Bill, dei quali mi sono divertito a leggere, insomma mi ci sono immedesimato un po' di più, diciamo che mi ci rivedo molto nel personaggio di Sam Bill. E poi naturalmente loro tre hanno appunto delle caratterizzazioni molto ben delineate, quindi sono dei personaggi che nonostante siano nati 60 anni fa, 60-70 anni fa, e appunto hanno la loro caratterizzazione, quindi abbiamo Sam che è appunto quello più simpatico, che fa le battute, il più tenero, anche che si commuove un po' di più, che vuole stare con i fratelli, ma è anche quello che mena un po' di più, che gli piace la zuffa, gli piace la rissa. Poi abbiamo Kid Bill, che è il secondo, quello che vi ho detto che assomiglia a Yuza delle Nuvole, che è diciamo un po' invece un po' di più il lato selvaggio, il lato anche che ama un po' di più le donne, quelli, quindi un po' più il conquistatore, rubacuori, la testa calda, anche lui è molto ben scritto, molto, molto simpatico anche lui come personaggio. E poi Ducis in fondo, per ultimo, abbiamo Black, che invece è giocatore d'azzardo, è il sicario, è il duro, è diciamo il figo, quello più western, quello più cowboy, quello più, come dire, quello più tetro, quello più cupo, la parte seria diciamo della famiglia Bill. Tre personaggi, devo dire, fantastici, non li avevo mai letti, e con questa avventura veramente veramente molto molto interessanti. Come vi ho già detto, come vengono bilanciati i tempi, quindi come Boselli dà spazio sia a Tex che ai tre fratelli Bill, è proprio un lavoro fatto perfettamente, cioè gli spazi sono calibrati alla grande, e come sempre l'avventura fila via, anche se sono 276 pagine. Boselli ha una maniera di scrivere che a volte sia troppo verbosa, però riesce proprio a creare un'epopea, c'è proprio un viaggio, i personaggi sono scritti bene, sono caratterizzati bene, Tex e Carson naturalmente quando stanno insieme sono nitroglicerina pura, quindi divertentissimi, Carson ha il suo carattere, e l'interazione appunto tra Carson, i fratelli Bill, Tex e tutti, cioè come questi personaggi poi vanno a unire le loro personalità, è un qualcosa di veramente incredibile. Quindi vi consiglio caldamente di leggere questo albo, perché merita veramente, ne vale veramente la pena. Poi, come se non bastasse, oltre che essere una storia bellissima, oltre che avere appunto questi personaggi che sono scritti da Dio, abbiamo anche i disegni di Piccinelli. Voi, se avete visto una mia recensione su Zagor, che era Huron, mi sembra, che era quella lì disegnata da Piccinelli, sapete che io per i disegni di Piccinelli, per le sue copertine, cioè per me è proprio un disegnatore che mi manda avanti. E qui me lo posso degustare in 276 pagine di fila. Quindi questa penso che sia la quarta storia di Tex che Piccinelli fa. Le altre erano più corte, erano di uno o due albi. Qui invece ce l'ho proprio per 276 pagine. Quindi cosa stiamo qui a parlare? Praticamente noi abbiamo dei disegni che sono un qualcosa di incredibile, realismo dei volti, tutte quante le ambientazioni, cioè una cura maniacale di ogni dettaglio. Io so che Piccinelli mi regala sempre delle opere d'arte, però appunto da un lato è bello perché i suoi disegni sono qualcosa di incredibile, da un lato è brutto perché lavora poco, cioè con la scusa che a parte che deve fare tutte le copertine di Zagor, e poi immagino che per fare dei disegni dettagliati in questa maniera qui ci voglia tantissimo tempo, quindi io godo ogni volta che vedo insomma un albo con i disegni di Piccinelli, però so anche che sono molto centellinati perché appunto richiedono un lavoro lunghissimo, quindi di più non so cosa dirvi, cioè veramente qui ogni vignetta è uno spettacolo, guardate la cura dei dettagli, dei disegni che sono realistici all'inverosimile. Quindi un tratto, quello di Piccinelli, che io adoro, dopo Claudio Villa, lui è il mio disegnatore preferito proprio della Bonelli, in generale, guardate proprio i primi piani, l'espressione dei volti, cioè a me proprio questo stile qua, anche le ombreggiature, mi piace proprio da matti, cioè per me i fumetti dovrebbero essere fatti tutti così. Poi ci sono dei disegnatori che sono un po' particolari, che hanno uno stile personalissimo, che sono un po' più eccentrici, però secondo me su testate magari più sperimentali ci possono anche stare, su testate come Tex secondo me i disegnatori dovrebbero rifarsi allo stile di Villa e di Piccinelli, veramente
Bellissimo. Quindi qui è veramente questo albo è proprio un tripudio, sia come disegni, sia come sceneggiatura e anche come personaggi e come storia, perché è veramente una bomba, una delle migliori, assolutamente una delle migliori uscite di questo 2020. Quindi andate in edicola, tirate fuori 7,90€, prendetelo, perché è un albo che merita di essere comprato, di essere osservato, di essere studiato, di essere letto, di essere degustato, perché è scritto, sceneggiato e disegnato e copertinato in una maniera veramente, veramente perfetta. Quindi un must have per tutti i lettori della Bonelli e di Tex. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa la recensione su appunto l'unione di queste due storie. Se vi è piaciuto quest'albo, ditemi nei commenti che cosa ne pensate, se l'avete letto, se sapevate appunto che questa era la parte finale di un'avventura, cosa ne pensate del lavoro di Piccinelli, di Boselli, di Villa e della testata di Tex che viene pubblicata ogni mese in edicola. Quindi lasciatemi copiosi i vostri commenti. È tanto che non parlo del personaggio di Tex e mi dispiace, spero di recuperare, perché adesso recensirò anche Tex Willer, che è una testata che seguo sempre. Quindi vi ringrazio per aver assistito a questa recensione, spero che vi abbia fatto piacere, vi sia piaciuta. Condividete, accendete la campanella del mio canale per non perdervi nessuna delle mie future recensioni e lasciatemi tantissimi commenti. Seguitemi anche su Instagram, la mia pagina si chiama I Fumetti di Loris, come questo canale, e seguitemi anche su Facebook, mi chiamo Loris Loris, mandatemi un'amicizia che a me fa molto piacere. Vi ringrazio per aver assistito a questa lunga recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!